For the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh boy, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hear my phone up, and baby I'll be moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. Buongiorno a tutti! Oggi un look molto fresco, diciamo che ho puntato sia sugli occhi che sulle labbra, nel senso che è un look naturale, c'è un eyeliner fatto però con l'ombretto in crema di Nabla, nuovo, quello lì violaceo. Sto parlando di Rea, ho fatto questo eyeliner e su tutta la palpebra morbida ho messo questo qui che è Morning Glory. È uno champagne opaco, insomma ho fatto una leggera sfumatura, le labbra ho usato la tinta di Anastasia Beverly Hills che amate tantissimo quando l'applico e faccio vedere il video sui social, quindi se non siete ancora iscritti a Instagram, Facebook, iscrivetevi perché così vedete il look del giorno, infatti questo lo pubblicherò tra poco, adesso che scendo. E niente, io spero che questo look vi piaccia e vi lascio al tutorial. Buongiorno, sono le 8:04. 8:15 del mattino e questo mi preparo con voi. Giustamente registro il primo mattino e mi rendo conto di avere delle sopracciglia che non si possono guardare, quindi togliamo due peli. Ok, diciamo che può andare. Allora inizio col contorno occhi ed applico il nuovo siero X-Age della linea Bionique, cioè di Bionique della Linux Age. C'è l'applicatore, però io mi trovo meglio a stenderlo con una... Questa è una di quelle cose che la sera non faccio, ma che dovrei fare fondamentalmente. Adesso applico sempre di Bionique la Defense Tolerance 100, che è per peli ipersensibili e con cui, vabbè, io mi sono sempre trovata bene e la utilizzo molto molto spesso. Avete visto che la mia pelle si è ripristinata, quindi non è più secca, ma sta abbastanza bene. Mi piace perché è leggera, si assorbe bene ed è tipo una mousse. Qua vedete, cioè l'ho fatta assorbire ed è morbida. Allora, come base utilizzo Hydra, sempre di Bionique. Per la base, per il contorno occhi sto utilizzando per tutti i giorni questi prodotti qui perché mi trovo benissimo, ma un po' da sempre. Però, diciamo che di solito utilizzo la BB Cream della Sobioetic, ma non so perché, ma ultimamente ho notato che mi fa uscire qualche brufoletto in più. Non l'avrei mai detto. E invece forse è quello il motivo per cui non riesco a guarire mai completamente dall'acne, perché da quando l'ho eliminata non mi stanno uscendo più, quindi continuo su questa onda con Tolerance e Hydra. La stendo con le mani perché noto che si fonde bene con l'incarnato. Se invece vado con i pennelli, diciamo che si vede. Ha una coprenza leggera, vedete che comunque non ha coperto diciamo quei brufoletti che comunque ho, no? Quindi vado con questo correttore qui dalla palette di Kiko. È una palette che sto testando, quindi non saprei dirvi se... Dopo aver coperto leggermente i miei brufoletti, sapete che non voglio le basi pesanti prima mattina, vado con questi due correttori di Urban Decay in Medium Neutral e Light Warm. Allora, Medium Neutral è un colore neutrale, senza troppo impegno, quindi ne metto di tutte e due pochissimo. Cioè, il più chiaro ne metto giusto una punta qui per illuminare. Mi sono dimenticata ovviamente i pennelli per il correttore, quindi vado con le anulari. Oggi lavoro vicino casa, rari casi nella vita che accadono, quindi torno a pranzo.
Inizia una nuova settimana, è lunedì e sto a depressione totale, cioè, ultimamente veramente non ce la faccio più a lavorare con questi ritmi, datemi. Poi, come Cipra, nuovo termine. Come Cipria utilizzo la stessa dell'ultimo Get Ready With Me, quindi praticamente la Actin, questa qui di cui vi parlo a volontà, però quella che io ho distrutto e messo dentro la giara, quindi è diventata una cipria in polvere libera, e la stendo con il pennello di neve, questo qui piatto, di cui vi ho parlato nello scorso Get Ready With Me, che mi piace tantissimo. Il mio allarme di casa, applico questa terra come contouring. Vado anche su questo naso di merda. Poi vado con questo fard di cui vi ho parlato già nello scorso Top Flop, che è un fard di Labo ed è il numero 54. Non vado in questa parte qui perché è brillantinato, quindi lo vado a prelevare così con il pennello round, questo qui tondo della nuova collezione sempre di neve. Ha una buona pigmentazione, quindi non esagero. Dalla palette sempre di Anastasia Beverly Hills applico Moonstone, che è questo illuminante, mi ero dimenticata di metterlo, ma visto che lunedì è necessario. Questo è il pennello di Zoeva, che è fantastico, lo amo. Applico questo nuovo ombretto di Nabla, che è Morn Glory, che è questo champagne opaco. Lo trovo molto bello proprio per i trucchi opachi, quindi come base ombretto è molto bello perché schiarisce. È la prima volta che lo stendo, quindi mi piaceva dallo swatch, quindi ho deciso di provarlo con voi in questo Get Ready With Me. Utilizzerò per questo tutorial la Tartelette di Tarte, che ho acquistato a New York. Vado praticamente a fissare questo ombretto con lo champagne, dopodiché nella piega vado ad applicare leggermente questo colore che è un borgogna. È una palette bellissima, solo che è un pochino polverosa, non so perché, è pigmentatissima, però cavolo, è polverosa. Applico anche un po' nella parte terminale. Con il pennello pulito mi sfumo i bordi. Allora, sappiate che fare un trucco totalmente matte è più difficile che farlo scimmerino e matte o entrambi. Solitamente nella piega non vanno mai colori shimmer, quindi è un po' un errore, perché creare sfumature e correzioni con colore shimmer è impossibile. Giustamente, perché stavo in anticipo, volevo fare questo tutorial che me lo sono sognato stanotte, scherzo, cioè l'avevo pensato già un po' di tempo fa, però effettivamente adesso si è fatto tardi. Poi vado con questo colore, che è il colore più shimmerino, e lo applico solo qui sul dotto lacrimale. Caffè. Adesso applico Rea, quest'altro ombretto sempre di questa collezione qui che è uscita di Nabla, però lo applico come liner, quindi è un bellissimo porpora, bellissimo veramente, questo è uno dei miei preferiti della collezione. Questa è una giusta compromessa di un eyeliner particolare, ma comunque da tutti i giorni, nel senso che non è che state mettendo l'eyeliner blu elettrico come nell'ultimo video. Un pennello tipo da nail art. All'interno della congiuntiva applico la matita di Neve Cosmetics Nascondino, che è il correttore, non la matita Simona, però la parte più dura, che questa qui va bene anche per i brufoletti, però ho notato che all'interno della congiuntiva è fantastica perché schiarisce e dura. Mascara Volume Sculpt di Kiko. Per le sopracciglia utilizzo, visto che vado di frettissima, Uranus di Nabla, che non trovo Mercury, che in realtà Mercury è il colore che va meglio per me,
Però vabbè, anche Uranus non è proprio malvagio, è sempre un castano, poi dovete avere il tocco molto leggero perché ovviamente altrimenti li fate nere. Vado a lavare subito i denti e arrivo. Sulle labbra applico la tinta bellissima Dusty Rose di Anastasia Beverly Hills. Mi pentirò altamente di questa tinta perché ho le labbra secchissime, devo mettere un burro di cacao, ma volevo completare il look comunque. Vi piace? E niente, questo è il look finito. Io spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commentino qui sotto. Scappo al lavoro, un bacio, alla prossima. Ciao!